Sì, sono fiero del mio lavoro. E io convinco dei dirigenti responsabili a mollare. Questo è uno che crede di fare del bene al mondo e a se stesso facendo una delle cose più spregevoli, forse. No, non spregevoli, però più... Sì, spregevoli, non me ne viene un altro. La segna di mio padre non mi interessa niente, per cui fammi firmare quelle carte. Ecco, io li faccio fuori. Però sotto c'è una lettura sua personale molto invece in linea con una lotta quotidiana che assomiglia molto alla lotta di chi lotta per un mondo migliore. Solo che a un certo punto l'incontro con alcune realtà, una del suo lavoro e una della sua vita privata, lo cominciano a fare un po' vacillare. Ah! Oddio! Nicola, tuo fratello? Cosa c'entra mio fratello Nicola? Gave me the keys, chiavi. Ok, wait. E rimette in discussione tutto e dice: ma io ho fatto questo perché ho sempre sperato che andasse in una maniera, ma in questa maniera non c'è mai andato. Ho dovuto dire a quelli del lavoro che sei la mia assistente, sennò era un problema. È la storia di uno che si sveglia, non che dormendo non sognasse, ecco, delle cose, però di base uno comincia a sognare a occhi aperti, che è un po' meglio. Ti stupirò, vedrai.